ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Qualche ragazzi, quest'oggi siamo tornati su Boom Beach Frontlines, questo bellissimo gioco che a me piace davvero davvero molto. E oggi ragazzi, come promesso allo scorso video di Boom Beach Frontlines, proviamo finalmente la nuovissima app che, come al solito raga, esce nel weekend, nel fine settimana, esclusivamente nel fine settimana, quindi venerdì, sabato e domenica, e poi viene eliminata. Quindi dalle 12 in poi, cioè nel weekend, mi raccomando ragazzi, nel weekend. Comunque siamo nel mio account content creator, guardate che bellina la ciccina alta a sinistra, mi fa impazzire ogni volta. Questo qua è tutto grazie a voi, altrimenti non l'avrei mai avuta questa cosa da content creator. Apriamoci queste cassette giornaliere, vediamo cosa riusciamo a trovare. Mine esplosive per la nostra prima cassa, niente di che. Poi qua in quest'altra abbiamo trovato altre monedine, comunque stiamo avanzando di monedine. Raser riparazione, che è una delle mie carte preferite, è OP ragazzi, ve lo ricordo, è OP. In questo periodo non sono avanzato molto. E poi comunque ragazzi, ho trovato un altro laser molto carino. Come vedete non sono aumentato molto di livello perché ho giocato poco. Qua tra le novità abbiamo la nuovissima mappa, eccola qua, che è carina, molto molto carina. E abbiamo anche una cassa da aprire, apriamo sta cassa pazza. Cassa esplosiva, vediamo cosa troviamo ragazzi. Startiamo subito. Assaltatore 13, molto buono. Potenziamento di battaglia e un attacco aereo. Vi posso dire che è andata abbastanza bene questa cassa, anche se è una di quelle casse un po' porelle. Domani esce la nuova season, raga, vedremo un po' come sarà la nuova season. Ma io direi ragazzi, startiamo questa bella modalità, vi mostro un po'. La mappa in questo video è molto carina, ha 6 porte ed è abbastanza grande e si usa giocando solo i veicoli, quindi vedremo un po' come funziona. Vedete qua c'è anche la super operazione, quella con razzo, ma sta. Ok ragazzi, è la prima volta che sperimento una mappa del genere. Ok ragazzi, ma che cos'è? Possiamo scegliere i veicoli all'inizio, mi sa. Perché da quanto ho capito, ma che figata. Che figata, io sceglierei il più veloce. Che è questo il più veloce, mi sembra. Può essere, mamma mia, che genio che sono. Questo è velocissimo. Mi attacco la palla, che figata raga. Quindi appena la palla va più lento e lascia tipo una scia di stelline, è fighissimo, ma possiamo pure mettere le difese e facciamo punti molto ma molto velocemente. Raga, non ci posso credere. Ma... ah no no no, per fare il gol si deve pushare dentro la porta. E il primo gol l'ho fatto. Raga, sono ineruttabile. Sono ineruttabile, devo prendere un'altra palla. Raga, sono fortissimo in questa modalità, ma non credo sia così normale. Qua metto delle difese, faccio quello, faccio il possibile. Ci hanno fatto anche noi un gol. Il devasto, fatemi prendere la palla. Ragazzi, prendete la ball, devo stare attento. Anzi, vado a pushare però verso l'attacco. Non so bene come sfruttarla. Mi hanno eliminato, ragazzi, devo cambiare veicolo. Io direi di mettere il carro armato, no, è lento. Ho sbagliato tantissimo, anzi no, è abbastanza veloce, ci sta. Devo prendere la palla, ah no, anzi abbiamo perso palla, che figo. E ci mostra tutto quanto. Allora, la grafica della mappa è molto carina. Non mi fa impazzire al momento, però ci sta come funzionalità. Mi piace questa cosa che vogliono mettere nuove mappe. E io metterei pure una specie di survival. Non capisco cos'è quel timer in alto a sinistra accanto alla nostra ball, ma perché tipo la dobbiamo prendere prima che esploda. Ok ragazzi, appena è finito il timer respawna la palla, quindi devo sbrigarmi. Eccola qui la palla, ce la posso fare. Non so perché mi sta laggando, me ne vado tutta a destra. Abbiamo la palla, devo stare attento. Già un gol ci hanno fatto e ce ne stanno per fare un altro. Sta modalità un po' mi sta facendo triggerare. Levatevi. Guarda qua, tranquillo bro. Pure voi, vi passo in mezzo. Ce l'ho fatta, ho fatto gol. Mi manca solamente l'ultimo ragazzi. Vado subito a fare l'ultimo gol se ci riesco. Anzi, lo stanno già facendo i miei compagni, quindi ci dovremmo essere. Stiamo andando bene, immagino, credo di sì. L'ultima porta che ci manca è questa qua centrale. Allora io tifo tutto e vado verso i miei compagni. Io vado nella palla avversaria. Abbiamo perso palla. Ok, l'abbiamo ripresa. Io vado a distruggere questa. Abbiamo perso nuovamente palla ragazzi. È devastante come cosa. Vi posso dire che è abbastanza complessa sta modalità. E c'è anche il timer. Non so cosa succede appena finisce il timer, ma so che la loro palla si sta avvicinando. Eccola qua, qua c'è la nostra. Devo sbrigarmi. Tanto se sto vicino a questi qua non mi fanno niente. Devo stare attento agli altri. No, ci stanno per fare gol. Una cosa che non mi piace è che non si può lanciare. Non si può lanciare la palla, raga. È una cosa orribile. Abbiamo perso. Anzi no, non abbiamo perso. Dobbiamo stare qui a camperare. Però io prima voglio andare a pushare, ce la possiamo fare. Attacco violento. E in vantaggio, siamo in vantaggio. Avete preso la ball? L'ho presa, l'abbiamo persa di nuovo. Dov'è la palla? Ragazzi, c'è troppa gente. Con questi carri armati è ingiocabile. Mi devo sbrigare, caccia carro, vai. Tu, questo è bello veloce. Vediamo come funziona. Forse vinciamo noi. No, cavolata. Devo correre, devo essere caliente. Spero che respawni la bolla, perché là è orribile come posizione. Vediamo se riesco a prenderla. No, è ingiocabile, perché è troppo lontana. Servirebbe che respawni. Ok ragazzi, ci siamo, la palla è qua. Non deve respawnare. Fai gol. Non ti fare eliminare, ce la puoi fare Brad Pitt. Fai Brad Pitt. Che gol raga, che gol.
partita fantastica, abbiamo vinto, ci sta, è un 6-6, quindi ci sta come modalità. Davanti a noi ha vinto questo qua, Rejuar, perfetto, molto carina come mappa, molto carina, mi sono divertito, ve lo posso dire, mi sono divertito, abbiamo fatto pure tanto XP, 2800 XP, quindi ci sta, per fare XP mi sembra molto buona. Sono quasi arrivato a livello, anzi, sono arrivato a livello quasi 44, sono quasi arrivato a livello 48, qua abbiamo aperto una cassetta, torre dei cecchini, abbiamo trovato baby carramati, niente di che, però comunque ci sta, siamo quasi a livello 43, e ragazzi, sto pure arrivando alla nuovissima lega, argento 3, pazzesco, quasi impazzisce, facciamo un'altra partitozza e vediamo come la giochiamo questa volta. Come al solito, ancora si gioca solo con i veicoli, dovremmo aspettare le nuove cose, e sono usciti gli stessi veicoli, perché boh, ci sono questi, non è, potrebbe uscire pure il mega clicker, che sarebbe molto carino, ma allo start io parto sempre col cacciagarro, che è più veloce. Ok, bello start, mi piace, prendiamo la palla subito da noi e io vado a sinistra. Vado a sinistra, la cosa che è un po' bruttina, che con la palla vado più lento, ma ci sta. Dirò di match 1, vediamo come va la situa. Dovrei riuscire a fare il primo gol, anche se qua c'è uno che mi potrebbe devastare. No, non ci posso credere. La palla era dentro, dai compagno, pusciala, fai gol. È lì davanti alla porta, no raga, quello lì era davanti alla porta e non ha segnato, non ci posso credere. Già abbiamo perso, abbiamo dei team, davvero un team orribile. Era davanti alla porta la palla, davanti alla porta. Levatevi, fatemi fare gol, pazzesco raga, io sto cariando. Devo cariare sempre io perché ho un team di persone nabissime. Un altro carro armato, vai, subito, qua. Niente, dov'è la palla? Dove l'hanno portata già là sotto? Dobbiamo stare attenti qua alle difese, lati. Mi metto qua con una difesa. Ok, un bel cannone al 7. Andiamo verso il push, raga. Dobbiamo riuscire a fare un altro gol. La vedo abbastanza bene, dai, fallo sto gol. Sto gol, ma dove vai? Dove vai? Ah, vuole andare là, ok, vai. Tranquillo che se muori l'abbiamo presa la palla. Abbiamo presa, vai chicken man, veloce. Ok, un altro gol fatto, perfetto. Bisogna andare a prendere la palla, ce la dobbiamo fare. A me sta mappa diverte, ma secondo me dovrebbero fare una tranquillissima 9v9, come quella che c'era già in precedenza. Però con... No. Non me ne ero accorto, ragazzi, non me ne ero accorto. Mi sono passati davanti. Ma io pensavo che ancora erano a due quelli là. Ma come hanno fatto? Hanno fatto un recupero devastante. Ci hanno devastato questi qui. Ci hanno completamente devastato. Stavamo vincendo noi, eravamo in vantaggio, non ci posso credere. Mi hanno fatto perdere pure una medaglia mi hanno fatto perdere, ragazzi. Io ora come faccio a scalare? Comunque, raga, ho l'amicizia del primo, mi sembra, sì. Ho l'amicizia del primo, del secondo e del terzo, mi sa. Ah, cose pazzesche, qua io amico dei pro player. E comunque, ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate like, iscrivetevi e noi ci vediamo ad un prossimo video. Se volete entrare in questo qua è la mia alleanza, ragazzi, è aperta a tutti quanti. Potete entrare, potete fare quello che volete. I posti sono quasi sempre liberi e quindi ci siete tutti quanti, potete entrare tutti quanti. Ciao!